In collaborazione con CGFS Prato. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Weekend Sport, il rotocalco sportivo di TV Prato che intende andare a presentare tutti gli avvenimenti sportivi in programma a Prato e dintorni nel prossimo weekend. Allora cominciamo subito perché la scaletta è fittissima, saluto il mio compagno di viaggio Luca Vannucci, ciao Luca. Ciao Massimiliano, buonasera, buonasera a tutti. E questa sera abbiamo l'onore di avere in studio Marco Romagnoli che è il presidente del Tennis Club Prato, buonasera presidente. Buonasera, buonasera a tutti. E grazie di avermi invitato. Parleremo quindi di una delle eccellenze della nostra città, il Tennis Club Prato, con tutte le iniziative che sono sempre in atto presso l'impianto di Via Firenze. Ma cominciamo secondo scaletta andando a festeggiare ancora un'impresa di Vittoria Guazzini, sì, proprio lei, la campionessa di Poggio a Caiano che continua a mietere successi, è diventata campionessa europea di ciclismo su pista per quanto riguarda l'inseguimento femminile, davvero un grandissimo risultato agli europei di ciclismo in pista in corso di svolgimento a Alperdorn in Olanda. Il quartetto azzurro era composto oltre che da Vittoria Guazzini, da Elisa Balsamo, da Martina Fidanza e da Letizia Paternoster. Le italiane in finale hanno superato la Gran Bretagna, tra l'altro campione del mondo in carica, con più di 3 secondi di vantaggio. Vince e convince l'Italia, vince ancora Luca Vannucci, Vittoria Guazzini. Una campionessa vera, veramente una campionessa, una ragazza che ha affrontato sicuramente a tutti i numeri per essere una campionessa, perché non si arriva a livelli di vittoria se uno non nasce con delle doti per arrivare lì. Ma è veramente una campionessa anche di testa, no? Una ragazza che studia sport e l'ha saputo coniugare bene insieme e ha dato veramente a questo sport tanto. E fortunatamente, ma non troppo perché veramente vale tutto quello che sta vincendo, gli sta rendendo indietro delle grosse soddisfazioni, ma non si arriva a questi livelli se non abbiamo la testa e diciamo l'approccio giusto, perché non è semplice perché vincere a questi livelli è veramente complicato, però si parla di una campionessa. Eh sì, un grande risultato per tutta l'Italia che continua quindi a mettersi in evidenza, ma c'è anche un po' di Prato, un po' di Poggio a Caiano per essere precisi in questa affermazione del quartetto nell'inseguimento femminile. Bene, festeggiamo quindi Vittoria Guazzini. Noi proseguiamo con la nostra scaletta andando a vedere i risultati del campionato di Serie D Girone D. Parliamo di calcio con il Prato che ha iniziato il 2024 con il botto, battendo nel derby del Tessile il Carpi per 2-1. La classifica per quanto riguarda questa manifestazione vede al comando il Ravenna con 39 punti, il Prato a quota 23, appena fuori la zona play-out. Però una vittoria importante, Luca Vannucci, perché contro il Carpi non era semplice. Carpi che vedete è attestato a 30 punti in classifica, con una formazione rinnovata che grazie ai gol prima di Gori e poi nel finale di Trovade è riuscita a battere il Carpi. Ci voleva, perché la classifica è davvero difficile, quindi è un'affermazione che fa morale, ma più che altro classifica, perché adesso bisogna salvarsi. Sì, l'abbiamo detto nelle settimane precedenti che in questo momento il Prato deve lavorare per uscire dalla zona play-out e salvarsi. È una vittoria che fa classifica, è una vittoria che fa morale, è anche una vittoria, una bella vittoria, una squadra che domenica scorsa ha giocato una bella partita, una squadra, certo, ora bisogna trovare un attimino di continuità,
domenica prossima non sarà semplice perché è con la capolista in casa della capolista, però Prato ha bisogno di fare punti, di trovare continuità, e questo sicuramente la vittoria di domenica potrebbe incanalarlo nella strada giusta. Vediamo nelle prossime partite, perché tanto sono i risultati, è il campo che parla più che quello che possiamo dire noi. Domenica il Prato sarà di scena al Benelli di Ravenna, andrà a affrontare la formazione allenata da Gadda, che è prima in classifica, quindi una sfida ad alto coefficiente di rischio per la formazione bianco-azzurra. Un Prato che riproporrà il modulo 3-5-2, ha dato risposte importanti nel match con il Carpi, la difesa 3 con Diana, appunto, Monticone e Angeli. Per quanto riguarda le defezioni, non saranno della partita a Ravenna il centrocampista Gemignani squalificato, poi mancheranno anche giocatori importanti come Gori e Santarpia, che sono fermi ai box per infortunio, quindi due assenze sicuramente rilevanti nell'organico a disposizione di Raffaele Novelli. Intanto quest'oggi sono state ufficializzate le cessioni di Lambiase, che va al Campobasso, e di Vitale, che invece rientra al Palermo. Quindi un Prato che, per quanto riguarda le quote, anche viste le assenze dei giocatori infortunati, deve ricorrere alla formazione juniores con la convocazione dei giovani Preci e Fiore e ovviamente Agrello, che insieme a Carlesi saranno aggregati alla squadra. Si gioca contro il Ravenna capolista, che è reduce dalla vittoria sul campo della Pistoiese per 3-0, e una partita che vedrà protagonista anche un grande ex, in quanto il centravanti del Ravenna è quel Sheriff Diallo, che la passata stagione era in forza al Prato. Partita difficilissima, ma il Prato non ha più nessun bonus, cerca punti perché la classifica langue. Continuando a parlare di calcio con Luca Vannucci, c'è un appuntamento molto futuribile, che però per l'Italia sarà un appuntamento importantissimo, vale a dire gli europei di calcio del 2032, che sono stati assegnati all'Italia e alla Turchia. Proprio nell'ottica di questa organizzazione dell'importante manifestazione del 2032, la Federazione Italiana Gioco Calcio sta cominciando a selezionare sia ovviamente gli stadi che saranno protagonisti degli europei, ma anche le sedi di allenamento. E proprio in quest'ottica Antonio Talarico, che è appunto il delegato per la organizzazione degli eventi, ha visitato nella giornata di ieri l'impianto Lungo Bisenzio di Prato, l'impianto d'Atletica Ferrari e anche il Tennis Club Prato, con ovviamente l'ipotesi da mettere in campo di poter consentire alla città di Prato di ospitare gli allenamenti e tutto quello che ne consegue di una squadra che parteciperà agli europei del 2032. Siamo ovviamente in fase embrionale, però Luca Vannucci, la presenza di Antonio Talarico, che appunto ha il ruolo di delegato all'organizzazione dei grandi eventi, penso sia un primo step. Prato quantomeno ha bussato alla porta della federazione e ha detto: noi siamo pronti a fare gli investimenti sia sull'impiantistica sportiva sia su tutto quello che serve per poter ospitare gli allenamenti di una squadra che parteciperanno agli europei del 2032. Sì, come hai detto bene te, è futuristica la cosa, però è anche vero che se non partiamo ora, quando si arriva al momento è tardi. È stata importante la visita di delegato per i grandi eventi della federazione, Antonio Talarico, che ha visitato la nostra città, ha visitato lo stadio, ha visitato proprio in ottica di poter pensare anche a Prato per la possibilità di soggiorno di una delle nazionali che arriveranno sul territorio italiano per i campionati europei. Secondo me sarebbe veramente una cosa importante. Non ci scordiamo che già la federazione con il 2023 a Prato ha fatto 3 partite delle nazionali minori, 2 partite dell'Under 19 e una partita dell'Under 20.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la federazione peraltro lo tiene in considerazione. Bisogna lavorare, continuare a lavorare, ma lavorare e crederci, credere nelle strutture sportive, perché per fare le cose importanti bisogna sicuramente lavorare, investire e poi cercare di fare sinergia per poi poter arrivare a portare a Prato manifestazioni importanti. Ecco, Talarico ovviamente ha fatto questa ricognizione a Prato, lo stadio Lungo Bisenzio, e questa potrebbe essere davvero un'opportunità da non perdere per la ricodificazione dello stadio che ne ha necessità. Ha visitato anche il Tennis Club Prato e lì, Presidente, avete fatto una bella figura, perché è un'oasi davvero d'eccellenza della nostra città e non solo. Però penso sia un passaggio importante, anche se ovviamente tutto a livello embrionale, però già che Talarico sia venuto a visitare il Tennis Club Prato penso sia un aspetto da rimarcare. Beh, certo, certamente ci ha dato già grande soddisfazione il fatto di essere stati presi in considerazione per una futura operazione del genere. Questo è veramente ci ha riempito di gioia e siamo contenti di avergli mostrato il nostro club e di aver riscosso da parte di Talarico anche tutti gli apprezzamenti possibili. Saremmo veramente felici di poter aiutare la città a esprimersi a livello internazionale e a trovare una posizione anche nello sport, una posizione che merita, quindi dalla nostra parte ci sarà sicuramente, se dovesse accadere, e speriamo che accada, tutta la disponibilità possibile, metteremo a disposizione tutti i nostri impianti. Allora, per gli europei del 2032 Prato ha gettato le basi per cominciare un'interlocuzione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. C'è Prato perché è già inserita tra le papabili. Poi comincia un percorso, comincia ovviamente un'interlocuzione che andrà avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Però intanto Prato si è iscritta alla corsa e questo penso che sia l'aspetto da evidenziare. Andiamo avanti con la nostra scaletta, collegandoci con la nostra Matilde Gonfiantini, che di settimana in settimana va a visitare le eccellenze sportive della nostra città. Questa settimana parliamo di calcio a 5 con la visita al Palazzetto dello Sport di Maliseti con il Prato Calcio a 5, una squadra che ha un passato glorioso, perché c'è anche uno scudetto che chiaramente è nell'albo d'oro di questa società. Adesso il Prato Calcio a 5 è in Serie A2, sta cercando di mantenere la categoria, ma non manca assolutamente la voglia di far bene della società del presidente Apicelli. Allora colleghiamoci subito con la nostra Matilde Gonfiantini, a te la linea. Ciao Massimiliano, grazie per la linea e buonasera a tutti. Io stasera sono all'Extra Forum di Maliseti in compagnia di Andrea Bearzi, allenatore del Prato Calcio a 5. Ciao Andrea, buonasera e benvenuta a Weekend Sport. Grazie e buonasera a tutti. Senti, l'annata scorsa è stata un'annata un po' difficile per voi, quest'anno so che ci sono stati dei cambiamenti in squadra, nello staff, dei nuovi ingressi, ce ne vuoi parlare? Sì, l'anno scorso è stato, come ho detto io, un bagno di sangue, quest'anno abbiamo cercato di raddrizzare un po' il tiro, ultimamente con l'arrivo di Sosa e di alcuni cambiamenti sia dirigenziali che in rosa, le cose stanno andando decisamente meglio. L'ultimo mese stiamo facendo bene, le due vittorie consecutive, le altre due prestazioni che non abbiamo provato punti a casa, ma abbiamo fatto buonissime prestazioni, a detta anche di chi ha giocato contro di noi, insomma. Basta vedere sabato scorso con la Dozzese, si è perso ma migliore in campo il portiere loro, perciò c'è da recriminare che non si fa gol. Quindi avete fatto queste due belle vittorie consecutive, è stata appunto una ripresa per voi? Sì, stiamo venendo da un buonissimo periodo, vedo anche lo spogliatoio è sereno, i ragazzi credono in quello che fanno, mettono il massimo dell'impegno, io sono contento. Ora chiaramente c'è da fare il giorno di ritorno, c'è da macinare, da domani cominciare a fare punti e vediamo un po'. Sì, domani prima di ritorno giocherete a Ravenna con Russi, all'andata avete vinto con loro, avete ottenuto un ottimo risultato, come affronterete la partita domani?
diversa, perché loro era la prima che facevano in A2, sono arrivati un po' timorosi, hanno cambiato tanto anche loro, gli rientra un giocatore importante come Michelacci che gli fa la differenza. Noi abbiamo un giocatore in più che è Agustin Sosa, che ci sta dando una grossa mano da quando è arrivato, ma tutta la squadra sta facendo bene. Noi dobbiamo continuare sulla retta via che stiamo prendendo, insomma, difesa, ripartenza, sacrificio e voglia di portare a casa punti. Quindi qual è l'obiettivo per questo campionato? Fare più punti possibili. Adesso il girone di ritorno è portare a casa più punti, cascina e vedere un po', insomma, quello che si riesce a vedere. Partita dopo partita, i ragazzi sanno che non è facile, ma io vedo un ottimo ambiente. Senti, tu che sei stato uno dei protagonisti del Prato Calcio a 5 negli anni 2000, secondo te che cosa è cambiato in questi anni? Tante cose, a partire dai giocatori, la velocità del gioco, il professionismo che è entrato dentro. Noi sì, eravamo bravi professionisti, ma non ai livelli di ora. Ora c'è molta più fisicità, molta più, diciamo, componente di stranieri che sono arrivati. Ora stanno rimettendo questa regola di portare gli italiani a farli giocare, bisogna ritornare a mettere entusiasmo nei giovani, che è una cosa importante perché è uno sport divertente, interessante. Niente, bisogna lavorare tutti insieme per cercare di portare entusiasmo e ritornare a portare entusiasmo a Prato soprattutto, che era la piazza più importante che c'era in Italia negli anni 2000, come hai detto te. Bene Andrea, io ti ringrazio, vedo un bel entusiasmo e vi auguro di raggiungere i vostri obiettivi di stagione. Massimiliano, ti restituisco la linea per il momento e ci vediamo tra poco insieme al team manager. Prato Calcio a 5 che insomma prova a risalire la china in classifica, avete sentito l'allenatore che è molto determinato nel mantenimento della categoria. Poi più avanti ovviamente andremo ad approfondire tutte le tematiche nel secondo collegamento con la nostra Matilde Gonfiantini. Adesso è il momento di parlare di rugby. Finalmente si riparte con la gara dei Cavalier Union Prato che giocheranno contro la Paganica Rugby, quindi si ricomincia, si torna a sentire il profumo dell'erba dopo lo stop natalizio, quindi Cavalier Union ripartono affrontando una formazione alla portata. Per quanto riguarda invece l'altra grande forza del campionato, vale a dire la Lazio Rugby, gioca contro la Primavera in trasferta, quindi la Primavera è ultima, quindi per la Lazio sembrerebbe abbastanza una passeggiata. Per quanto riguarda la formazione della Paganica, anche questa è sicuramente una formazione attestata, come vedete dalla nostra grafica, nelle zone intermedie della classifica, penultima, insomma ultima e penultima, quindi sono due sfide che sicuramente possono far ripartire la formazione di coach Chiesa, che come dicevamo nelle passate puntate non è intervenuta sul mercato, ha deciso di proseguire con l'organico a propria disposizione, puntando sui giovani, andando quindi a consolidare il gruppo che così bene ha fatto nella prima parte della stagione. C'è questo testa a testa con Lazio che ha dei giocatori professionisti, che ha un vantaggio in classifica, però insomma la squadra di Chiesa farà di tutto per cercare di tallonare da vicino la formazione capitolina. Allora si torna in campo, si riparte con il match di domenica prossima al Cherzone di Iolo, arriva la Paganica, più che altro i Cavalier Union Prato Sesto vogliono tornare a vincere per riprendere il proprio cammino. E adesso è il momento invece di parlare di basket. Qua si è ripresa a giocare, quindi si è ripreso dopo la sosta natalizia. Vedete la importante affermazione nell'Union Basket Prato che ha battuto Sansepolcro per 80-74. Molto bene anche la pallacanestro Prato, vale a dire la Sibe, i Dragons, 91-59 con Fucecchio. Quindi possiamo vedere la classifica con Costone Siena che rimane in testa con 24 punti, 22 punti per San Vincenzo. La pallacanestro Prato a 20 punti. Importante invece la
vittoria dell'Union Basket, che vedete fa un passo in avanti importante dalle zone basse della classifica. Certo, ora è troppo facile perché Fucecchio a 0 punti non ha mai vinto, quindi non inganni la vittoria dei Dragons. Però insomma è una vittoria che fa ricominciare il cammino dopo la delusione della Coppa Toscana, dove la formazione di Pinelli era andata fuori in semifinale. Sai, vincere non è mai facile, anche con l'ultima in classifica non è mai detto e non è mai facile vincere. Ha vinto e prendiamo la vittoria e prendiamo i punti. Logicamente, come abbiamo detto anche in trasmissioni precedenti, bisogna che ora da qui in avanti questa sia la consuetudine, il fatto di vincere per loro. Se è quello, è sicuramente quello, il puntare a lottarsi fino ad ultimo la possibilità di salire. È importante per quanto riguarda la Pallacanestro 2000, un balzo importante, sono usciti dalle zone calde della classifica con questa vittoria. Che diciamo una settimana importante per la pallacanestro, per entrambe le formazioni. Ora vediamo il proseguo, però diciamo che il 2024 è cominciato bene. Prossimo turno, nel prossimo weekend, il 14, ci sarà ancora la formazione della Pallacanestro Prato, la Sibe in casa contro Val di Sieve, mentre l'Union Basket a sua volta giocherà in casa contro Livorno, quindi due partite abbordabili per il Prato per mantenersi nelle zone nobili della graduatoria, per l'Union Basket per rimanere fuori dalla zona calda della classifica stessa. E adesso parliamo con il nostro ospite Marco Romagnoli, che è il presidente del Tennis Club Prato, è un'eccellenza davvero del nostro territorio, campi da tennis, campi da padel, tanta aggregazione, tanta integrazione, insomma il Tennis Club Prato sta veramente vivendo un momento d'oro. Sì, sì, fortunatamente sì, è così, il tennis italiano sta vivendo un momento d'oro. Dopo anni normali e tutti i club, tutti i circoli di tennis ne beneficiano, perché c'è una voglia di giocare a tennis ed entrare nel mondo del tennis importante. Quindi noi, il nostro club è un club storico, un club importante sia a livello tecnico, oltre che con una struttura meravigliosa, e quindi c'è tutta la possibilità di praticare e di svolgere la propria attività. Però insomma non siamo solo tennis, negli anni abbiamo avuto delle trasformazioni, insomma siamo diventati un circolo, quasi una polisportiva, perché insieme al tennis adesso c'è il padel, che è di grande grida e attrae tanti giocatori e tanti appassionati. Poi abbiamo il calcio, abbiamo un campo da calcio in sintetico da 10 contro 10 che porta tanti appassionati a giocare, abbiamo la palestra, abbiamo tutto, quindi sfruttiamo il momento del boom del tennis, ma accanto a questo offriamo anche tante cose collaterali, come le attività sociali e le attività culturali, che tutti gli anni sono un punto importante per dell'attività del nostro club. State preparando l'ennesima edizione del torneo Under 18, perché da Prato, lo stiamo vedendo dalle nostre immagini, sono passati veramente fior fiori di campioni, quindi all'organizzazione a che punto è, Presidente? Beh, stiamo partendo, perché il torneo internazionale Under 18 è un torneo importante, è un torneo che ci impegna le strutture, ma impegna anche le persone, perché l'organizzazione deve essere ottimale per mantenere un torneo a quei livelli come l'abbiamo sempre avuto. È importante che tutta la struttura sia organizzativa, sia al top. Ci stiamo già muovendo, perché insomma maggio è qui vicino, è dietro l'angolo, quindi aspettiamo i nuovi giocatori, i futuri campioni, nella speranza di poterli vedere in futuro
futuro in televisione quando diventeranno dei professionisti, come dei grandi professionisti, come fortunatamente abbiamo avuto in passato. Non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere nell'albo d'oro del nostro torneo giocatori come Federer, come Murray, come Medvedev, tantissimi altri, Assel, Ljubicic, Sinner, perse in semifinale, insomma li abbiamo avuti un pochino tutti, abbiamo avuto Nadal, il top è passato, come disse Ljubicic quando commentava una partita di Federer prima di diventare il suo allenatore, disse siamo passati tutti da Prato, e fortunatamente è così, e quindi speriamo che questo filone positivo di giovani tennisti, di aspiranti tennisti professionisti continui e ci faccia vedere anche il prossimo anno, perché quest'anno un grande livello di tennis. Presidente, avete fatto degli investimenti importanti anche sul padel, allora la domanda che si fanno tanti appassionati è come sta il padel, perché c'è stata questa fiammata iniziale davvero straordinaria con un'impennata del numero dei praticanti, adesso l'asticella del padel com'è? L'asticella del padel sale sempre di più, ancora è uno sport in crescita, ancora sta attirando tanti appassionati, tanti curiosi anche, perché è uno sport in cui fortunatamente diciamo inizia a divertirti da subito, a differenza del tennis che è uno sport più complicato, o palleggiare, fare una partita a tennis e divertirsi a tennis è più complicato che a padel, e questo è il successo del padel, quindi come si vede dalle immagini richiama tante persone. Noi adesso abbiamo 4 campi, 2 li avevamo in una prima fase e lo scorso anno abbiamo costruito altri 2 campi con una copertura nel periodo invernale, e questo ci ha permesso di continuare l'attività anche nel periodo invernale e far aumentare il numero dei nostri soci praticanti, e quindi siamo molto contenti di questo. Il mandato di Marco Romagnoli e di tutto ovviamente il Consiglio Direttivo ha dato risultati importanti sotto tutti i punti di vista, della crescita del circolo ma anche della vivacità dello stesso. Adesso c'è un mandato da rinnovare, pronto quindi a rimanere in sella, Presidente? Il nostro mandato scade ora tra un mese e mezzo, noi siamo pronti, sta ai nostri soci, speriamo di aver soddisfatto le esigenze di tutti i soci, non è facile perché ricordo che il nostro club è frequentato da circa 2000 persone, quindi non è sicuramente facile soddisfare tutti, però insomma noi ci siamo impegnati al massimo, il club sta andando bene, è molto frequentato sotto tutti i punti di vista, sia sociale, sia sportivo, sia ricreativo, tutto, e quindi la nostra volontà è quella di andare avanti e speriamo che i soci ci riconoscano un'altra volta il loro gradimento. Ne siamo convinti assolutamente. Luca Vannucci, una chiosa su quello che ha detto il Presidente, io implementerei dicendo che il Tennis Club Prato sta aprendo alla città, anche questo è uno degli aspetti che vorrei evidenziare nella gestione Romagnoli e non solo, insomma una vicinanza come valore aggiunto per lo sport cittadino. Allora, sì Massimiliano, io da sempre con il Presidente, con Marco Romagnoli, ma anche con i suoi predecessori, i presidenti che hanno ricoperto una carica così importante prima di Marco, ho sempre detto che il TC Tennis, lo Sporting, è una ricchezza importante per la città, perché a prescindere che in questo caso che è una struttura privata, ma una struttura che dà lustro alla città di Prato. Dovrebbe arrivare a breve uso incondizionale, perché non so ancora la data precisa, so che la Federazione Tennis Padel farà girare la Coppa Davis per le città, arriverà anche a Prato grazie a due ai TC Tennis, certo, alle due edizioni dove è stato portato la Coppa Davis a Prato, perché la Coppa Davis gira nelle città che dove è stato organizzato, nelle città italiane dove è stato organizzato. E questo grazie quindi a una struttura privata. A una struttura privata, ma una struttura importante. Questo è l'esempio
è l'esempio quanto è importante fare sinergia fra pubblico e privato. È per il bene della città, perché la sinergia fra pubblico e privato non è un qualcosa di, è un qualcosa che porta ricchezza poi alla città. Assolutamente. Porta ricchezza. Avete parlato avanti della possibilità della visita di Antonio Tallarico alla struttura di presidente. Cioè, questo è fondamentale in una città come biglietto da visita, è importante, e questo si fa se c'è una sinergia, se troviamo la giusta sinergia fra quello che è pubblico e quello che è privato. Proviamo a riportare la Coppa Davis a Prato, Presidente, sarà un po' dura ora. Sarebbe bello, adesso è molto difficile perché il format della Coppa Davis è cambiato e quindi non voglio dire che è impossibile, ma è molto molto difficile. Mi volevo collegare a quello che aveva detto Luca, ed è vero, è importante l'unione tra privato e il comune, la nostra scuola tennis è aperta a tutti, non è una scuola tennis esclusivamente per i nostri soci, ma è una scuola tennis aperta anche ai non soci, quindi noi ci teniamo a ricordarlo questo, perché è importante, perché insomma noi siamo un club importante, ma siamo importanti anche perché abbiamo dietro una città che ci ha reso importante, e quindi vogliamo restituire anche parte di quello che abbiamo ricevuto, e quindi siamo aperti a tutte le collaborazioni con il comune e tutte le attività che possano portare al lustro a Prato. Direi che è fondamentale questo passaggio. Una cosa veramente velocissimo, se il Presidente mi permette, io vorrei fare anche presente che la domenica mattina si svolge da voi quando ci sono i campionati aperti, si vede il tennis ad un livello importante, e qui veramente c'è la possibilità per i pratesi di andare a vedere a ITC Tennis delle partite di tennis di livelli alti. Sì, sì, quando ci sono le competizioni il club è aperto a tutti, chi vuol vedere giocare a tennis a tutti i livelli, specialmente nel periodo di ottobre, novembre, quando ci sono gli incontri di Serie A, insomma si vede incontri interessanti, quindi chi non lo sapesse adesso lo sa, quindi è può benvenuto. Venire. È benvenuto. Venire, assolutamente. Poi ovviamente c'è il grande appuntamento del torneo Under 18, e non si paga neanche il biglietto. No, tutto gratuito, quindi meglio di così. sottolineiamo. Non è poco. Allora andiamo avanti con la nostra scaletta parlando di tennis tavolo. Allora, si riparte con il 22 di gennaio, la trasferta della Chat Prato sul campo di Castel Goffredo. Vediamo anche la classifica, si è giocato intanto una prima gara, come avete visto, con la Chat che ha 3 punti, una sola vittoria, solo il Norbello ha fatto peggio della formazione pratese. Ovviamente si riparte con la trasferta sul terreno del Castel Goffredo, sicuramente una trasferta quasi proibitiva per quanto riguarda le ragazze di coach Vermiglio. C'è stata questa lunga sosta, è un campionato molto molto breve, insomma Prato deve cercare quantomeno di rimanere in categoria, è un anno di passaggio, quindi il 22 la trasferta sul parquet di Castel Goffredo. Non è certo da Castel Goffredo che Prato cerca punti per risalire la china, però dopo la sosta si sa che c'è sempre molte molte insidie sia da una parte sia dall'altra, quindi ci auguriamo che le ragazze pratesi comincino con il botto il 2024. E adesso è il momento di parlare di pallavolo femminile. Anzi, in questo caso è pallavolo maschile, ecco, quindi c'è questa mia errata corrige, con le partite in programma nel prossimo weekend, con la formazione pratese della Kabel che gioca a Perugia contro gli Italchimici. Possiamo vedere la classifica che purtroppo non sorride per Prato, che è terz'ultima con 10 punti, quindi va a giocare contro gli Italchimici che di punti ne hanno 15, serve un risultato
risultato positivo per ripartire, per cercare quantomeno di mantenere la categoria, ma non sarà semplice. Perugia è una formazione attrezzata, quindi per la squadra pratese serve un'impresa. In questa sosta la squadra ha staccato la spina, ha cercato di ricaricare le pile e adesso si riparte, si torna in campo, si torna sul parquet a Perugia, serve una vittoria. Adesso è il momento di parlare di calcio a 5 di Serie A2. Poi ovviamente sentiremo direttamente dai protagonisti del Prato Calcio a 5 quella che è la situazione, però nell'ultimo turno di campionato il Prato Calcio a 5 ha perso a Bologna con la Dozzese per 2-1, quindi dopo le due vittorie a ridosso del Natale questa sconfitta alla ripresa, quindi vediamo la classifica di questo campionato che vede al comando la Ternana con 25 punti, la Dozzese 22, Prato torna al penultimo posto con 9 punti, però ci sono ovviamente la Real Fabbrica, Russi e Grosseto e anche la Roma 3Z che sono alla portata, quindi tutto può ancora succedere. Nel prossimo turno, domani, la trasferta dei ragazzi di Bearzi che andranno a giocare sul campo del Russi, quindi una sfida contro una diretta concorrente per la permanenza in categoria. Dopo le due vittorie a ridosso del Natale, questa sconfitta sul campo della Dozzese, però è la seconda forza del campionato, quindi poteva essere messa in preventivo. Adesso sempre in Emilia Romagna sul parquet di Russi, battuto all'andata dalla squadra pratese, si cerca punti per mantenersi insomma in corsa verso la salvezza. Poi sarà una vera e propria battaglia, perché insomma avete visto la classifica, è qualcosa di straordinario, in due punti ci sono cinque squadre, quindi è davvero un rompicapo. Intanto si riparte da Russi. Adesso è il momento di parlare di pallavolo femminile. L'avevo anticipata prima perché queste ragazze mi fanno sognare, allora l'avevo anticipata di scaletta. Si torna in campo con le ragazze appunto dell'Ariete Pallavolo Prato che giocheranno contro Reggio Emilia appunto nella giornata di domani alle Toscanini. La classifica sorride, mamma mia come sorride, con Ius Pallavolo Arezzo al comando, ma l'Ariete Pallavolo Prato che è lì, che ha un punto di distacco dalla capolista, poi c'è l'altra formazione di Arezzo che di punti ne ha 24. Insomma, vedremo quello che succede. Ovviamente la formazione di Reggio Emilia è una formazione abbordabile, ma questa squadra, io ve lo anticipo, vuol vincere il campionato, c'è tutto per poterlo fare. Gli avversari sono agguerriti, però un girone di andata straordinario, fatto benissimo. Adesso c'è da ripartire nel 2024 con le stesse caratteristiche, giocando la prima in casa per mantenere ovviamente il fiato sul collo con la capolista Arezzo, ma questa squadra ha dimostrato in casa insomma di non sbagliare un colpo, quindi c'è tutto per poter puntare a che cosa? Al vertice. E adesso è il momento di collegarci nuovamente con la nostra Matilde Gonfiantini, ve l'abbiamo detto, della situazione di classifica del Prato Calcio a 5, in Serie A2 cerca la permanenza in questa categoria, quindi andiamo a capire quelli che sono i presupposti e anche ovviamente tutta la voglia di riprendere il cammino positivo della formazione pratese. Allora colleghiamoci nuovamente con la nostra Matilde Gonfiantini, a te la linea. Ciao Massimiliano, eccomi di nuovo dall'Extraforum a Maliseti, adesso sono in compagnia di Stefano Tesi, il team manager del Prato Calcio a 5. Ciao Stefano, buonasera. Buonasera a tutti. Senti, parlavamo prima con l'allenatore, con Andrea, dei cambiamenti che ci sono stati quest'anno e dei nuovi ingressi. Come si sono amalgamati i nuovi arrivati con i giocatori del vostro vivaio? Allora, sinceramente molto bene, perché tutti i ragazzi che sono arrivati ora si sono amalgamati bene con tutta la nostra giovanile. Infatti abbiamo 5 giocatori che vengono dall'Under 19 e anche Under 17 e stanno proprio bene insieme nel gruppo, perché sono ragazzi giovani anche che è arrivato adesso. Quindi come definiresti questo gruppo? Qual è il clima nello spogliatoio? Il clima nello spogliatoio è stato ottimo anche fin dall'inizio, perché comunque sia si sono sempre trovati bene. È chiaro, c'è anche le altre squadre sono ben attrezzate, noi abbiamo fatto le nostre diciamo modifiche durante il girone,
è arrivato Agustin che ha cambiato un attimino anche l'umore, ancora più allegro, più forte all'interno dello spogliatoio, e si vedono anche quei piccoli risultati che sono arrivati nelle ultime due vittorie prima della fine dell'anno, e anche domenica, sabato scorso abbiamo dimostrato di giocarsela alla grande contro la seconda in classifica. Parliamo un po' della partita con la Dozzese, è un 2-1, siete rimasti un po' con l'amaro in bocca? Parecchio con l'amaro in bocca, anche perché i gol sono venuti sotto due errori nostri che potevamo evitare, però abbiamo dominato, secondo il mio punto di vista, abbiamo dominato completamente la seconda in classifica, meritavamo sicuramente almeno il pareggio, però purtroppo il campo ha dato questo risultato. Ci rifaremo sicuramente domani contro i russi, vogliamo portare a casa i tre punti perché per noi sono fondamentali. L'obiettivo della società non è sicuramente avere la salvezza, ma provare almeno ad arrivare ai playoff. Quindi domani contro i russi, mentre la giornata successiva sarà con la Ternana che è prima in classifica, come vi state preparando per questi impegni? Innanzitutto domani vogliamo fare il meglio per portare a casa i tre punti e cerchiamo di giocare partita per partita. Poi quando verrà in casa la prima in classifica si spera di, anche noi cerchiamo, tra l'altro stiamo giocando anche senza uno straniero perché stiamo valutando di prenderne uno straniero in più, e vedere di portare a casa anche la partita con la Ternana, anche perché secondo il mio punto di vista non siamo sotto a nessuno, anzi siamo palla pari. Quindi. State valutando, ci puoi dare qualche anticipazione? Ancora non si sa niente? Ancora non si sa niente, ci abbiamo due o tre nomi che stiamo valutando e vediamo nei prossimi giorni di prendere questa decisione. Bene Stefano, io vi ringrazio, vi faccio un in bocca al lupo. Massimiliano, ti restituisco la linea, io per stasera vi saluto e vi aspetto venerdì prossimo con un altro sport. Grazie alla nostra Matilde Gonfiantini. Ragazzi, il Prato Calcio a 5 sogna in grande, ho sentito parlare di playoff, ovviamente mi auguro che il team manager Tesi abbia sicuramente le carte per poter essere protagonista in questo campionato. Intanto c'è da mantenere la categoria e poi ovviamente c'è da fare tutto il percorso di crescita. Continuiamo a parlare di calcio a 5, scendiamo in Serie B. Comincia alla grande il 2024 per il Futsal Prato, che va a vincere sul campo della Vigor Fucecchio per 8-2, quindi una vittoria davvero di altissimo profilo. Però quello che è importante, lo vedete, la Mattagnanese, la formazione di Borgo San Lorenzo, impatta con il Futsal Pontedera. Allora il nostro Renato Tinti, che insieme a Noemi Romani ci assiste alla parte tecnica, ci fa vedere la classifica che cambia, perché il Futsal Pontedera è sempre al comando, ma ha soltanto un punto di vantaggio sul Futsal al Prato, quindi a questo punto è corsa a due per la vittoria finale, questo lo sapevamo, però il Futsal Prato ha guadagnato due punti rispetto al Pontedera, quindi una vittoria che è particolarmente importante. Domani il Futsal Prato sarà di scena in terra emiliana sul campo della Balca Puggese, però Pontedera comincia a scricchiolare, Luca Vannucci. Ma secondo me, a prescindere dallo scricchiolamento di Pontedera, c'è una squadra che ha tutte le carte per poter vincere questo campionato, ed è Prato. Anche perché, se non sbaglio, l'unica squadra non ha mai perso. Assolutamente, te lo confermo. Zero sconfitte in campionato. È una squadra fatta per salire, è una squadra fatta per puntare alla categoria superiore. E facendo tutti i dovuti scongiuri, secondo me ci sono tutte le carte, tutte le caratteristiche, ci possono essere tutte le carte per poter lottare a fin da ultimo per raggiungere questo obiettivo. Domani si gioca sul terreno della Balca Poggese, formazione di medio-bassa classifica. Ecco, l'ulteriore passo a livello psicologico di questa squadra è riuscire a sfatare il tabù appunto delle piccole, perché il Prato non ha mai perso, però ha fatto 4 pareggi. 2 sono arrivati con le formazioni che sono attestate nelle zone basse della classifica, e questo quindi va assolutamente evidenziato. Ha pareggiato per esempio sul terreno del Sant'Agata, che è ultimo in classifica. Quindi
domani, al di là del risultato positivo, il Prato deve cercare di fare un'ulteriore crescita sotto l'aspetto mentale, psicologico, insomma prendere ancora più convinzione dei propri straordinari mezzi, e ne sono convinto che riusciranno a farlo i ragazzi di Massimo Zudetic. E adesso è il momento della rubrica settimanale a cura del Centro Giovanile di Formazione Sportiva, e allora andiamo subito a vedere CGFS racconta. È già attiva la nuova app del CGFS, spieghiamo qual è la filosofia che c'è dietro e quello che poi si potrà effettivamente fare. Allora sì, la scorsa estate abbiamo cambiato il nostro programma gestionale delle iscrizioni, e questo ci ha permesso di sviluppare una nuova applicazione che permette adesso a tutte le famiglie di poter rinnovare le iscrizioni ai nostri corsi direttamente da casa, quindi senza dover venire appunto personalmente in ufficio, quindi cercando di evitare e perdite di tempo. Pensiamo insomma sia una nuova opportunità, un nuovo servizio che diamo alle famiglie per andare loro incontro. Attualmente è attivo il rinnovo per i corsi di nuoto, e a breve, dal 15 di gennaio, sarà possibile rinnovare anche i corsi multisport in palestra. Spieghiamo come fare a poter utilizzare l'app e soprattutto raccontiamo anche quelli che sono stati i primi feedback da parte delle famiglie. Allora sì, innanzitutto si tratta di un'applicazione web, quindi non è necessario scaricare niente sul proprio telefono, ma l'applicazione è raggiungibile dal nostro sito, appunto www.cgfs.it, in una sezione dedicata, appunto iscriviti. Appunto è già attiva per quanto riguarda i rinnovi del nuoto, i feedback insomma ci sembrano positivi, in molti la stanno già utilizzando, e più o meno il 2/3 delle reiscrizioni attualmente fatte appunto sono state fatte tramite applicazione. Naturalmente rimane comunque la possibilità anche di venire in ufficio iscrizioni di persona per chi lo preferisce, e per qualsiasi necessità o difficoltà anche nell'utilizzo dell'applicazione insomma siamo raggiungibili telefonicamente oppure scrivendoci una mail a iscrizioni@cgfs.it. Abbiamo parlato dell'app e allora adesso guardiamone il funzionamento. Allora guardiamo insieme come funziona la nuova applicazione del centro giovanile. Per prima cosa si può partire da un qualsiasi motore di ricerca e andare sul nostro sito www.cgfs.it. Dall'home page del sito, nel menu principale, basta andare su iscriviti e al primo accesso, per prima cosa, recuperare la propria password, quindi cliccando su non ricordi la password, clicca qui. Per recuperare la password è necessario inserire il codice fiscale dell'iscritto e la mail fornita al momento della prima iscrizione. Cliccando su reimposta password arriverà all'indirizzo mail indicato una mail con il link per resettare la propria password, per impostare la propria password. Quindi imposto la password a me scelta e clicco su salva. A questo punto posso provare a entrare nell'anagrafica dell'iscritto con codice fiscale e la password appena impostata. A questo punto sono dentro l'anagrafica dell'iscritto. Ecco, all'interno dell'anagrafica che cosa possiamo trovare? Allora, nell'anagrafica è possibile vedere lo storico delle iscrizioni effettuate, ovviamente qua non è presente nulla in quanto si tratta di un profilo di prova, è possibile vedere lo stato dei propri pagamenti, è possibile verificare la scadenza del proprio certificato medico. Per procedere a un rinnovo di un'iscrizione basta cliccare su iscriviti a un corso. A questo punto selezionare lo sport per il quale si desidera fare il rinnovo, quindi per esempio nuoto, scegliere la piscina, e a quel punto saranno visibili tutti i corsi disponibili appunto per il prossimo trimestre, che è gennaio-marzo, con la disponibilità di posti, e cliccandoci sopra sarà possibile effettuare il pagamento per l'iscrizione a quel corso. Saranno visibili semplicemente i corsi del livello di nuoto assegnato al bambino dal coordinatore di vasca.
E siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio, Luca Vannucci, grazie per il tuo intervento. Grazie Massimiliano, grazie a tutti i telespettatori. E un ringraziamento particolare a Marco Romagnoli, presidente del Tennis Club Prato. Grazie per il tuo intervento. Grazie Massimiliano, grazie a Luca, grazie a tutti e buon anno a tutti. Bene, l'appuntamento con Weekend Sport quindi è rimandato di 7 giorni. Io vi aspetto venerdì alle ore 21. Vi ricordo, il venerdì non prendete impegni perché alle 21 cosa c'è? Weekend Sport. Alla prossima, ciao, grazie.